ormai la danza mi ha preso. Ragazzi, la danza cagliente. Ormai devo pure mangiare mentre danzo. È pazzesco, ragazzi. Basta. Ok, mi fermo. Ve lo giuro, signori miei. Questa è l'ultima volta. Prendete questo pezzo di pane, intanto ve lo offro. Ve lo offro alla casa. Ma volevo soltanto dirvi, questa è l'ultima volta che farò le danze, perché lo so che alcuni di voi sono imbestialiti, non ce la fanno più con Fortnite. Va bene, mi fermo qui per oggi. Domani ci penserò, ma per oggi basta. Però quello che voglio mostrarvi, però, tenete forte il cuore, perché guardate. Oh, oh, oh signore, ora è proprio come Stronghold. Avete presente il gioco Stronghold? Questo è il castello più potente di Stronghold mai creato. Oh, ci sono volute settimane. E questo è il motivo perché arrivano sempre in ritardo sti episodi, ormai lo sapete. E ora ragazzi, come scendo? Ma ovviamente dovrei avercelo addosso. Sì, ho l'elitria, quindi posso planare. Bene, aia, perché mi schianto sempre? Salve la gente, qui Gabby e benvenuti ad un nuovo episodio di Minecraft Hardcore. Oggi, cioè, ci sono sempre cose da vedere su Minecraft Hardcore, ma oggi è una di quelle giornate che c'è troppo forse. C'è qualcosa di... un profumino di roba da vedere fantastica. Allora, come avete appena potuto vedere, c'è il muro che va tutto intorno al villaggio, quindi siamo protetti da eventuali attacchi, fortunatamente. Ora, finalmente, siamo sopra i livelli della prima stagione. Credo che li abbiamo superati, i livelli della prima stagione. Volevo mostrarvi il porto. Ho fatto un piccolo porto qui, che è aperto addirittura. Mi sono dimenticato una porta, dovrò provvedere. Comunque sì, è un porto su un laghetto e... è semplicemente per allevare i miei Pokémon, il mio che cavolo, non ho l'asticella con la carota e non si può muovere. Comunque questo è il porto, nel lago, niente di speciale. Insomma, lo speciale arriverà adesso, perché oggi voglio fare un piccolo viaggetto fuori dalle mie mura. Volevo indire questa puntata all'esplorazione al di fuori dei nostri confini. E per farlo dovrò prendere... ora ve lo mostro. Ehi, 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 guardate! Nuovo, fiammante, deluxe! Il mio carro da viaggio! Il mio carro quando voglio fare quelle spedizioni incredibili! Guardate, ho già messo un po' di cosa dentro il carro, posso anche mettermi indietro. Se avessi un amico, potrebbe star seduto dietro al mio carro. Ma se noi andiamo a premere shift più right click, possiamo prendere un bel po' di cose. Anzi, sapete una cosa? Potrei anche craftarmi con le cose che mi avete detto voi nello scorso episodio, The Shulker's Shell, una chest speciale che si può tenere dentro l'inventario, quanto mi avete detto. Cioè, se tu fai così e ci metti un Ender Pearl dentro, poi la spacchi... ah, vedi le cose? Ah, così funziona! Quindi possiamo portarci più cose dentro il nostro inventario. E in più con il carretto, mamma mia, sono un uomo benedetto! Comunque sì, stavo dicendo, questo carretto ci servirà per andare in giro. Vedete, possiamo portarlo in giro, fare traslochi e portare materiali con noi. Non è fantastico? Ma prima di partire per questo nuovo viaggio incredibile, mi sono quasi dimenticato di salutare i miei amici che si trovano in un laboratorio che ho creato qui sotto. Vado un attimo a salutarli e poi ce ne andiamo. Dovete sapere che papà ed Aerobrine in questo momento sono molto indaffarati. Infatti, ecco! Oh, wow, sono io, sono io! Ehi, papà! Ehi, Aerobrine, allora, come procede? Oh, oh... ma guardate un po' voi! Anche voi fissati con questo gioco! Mi dovete delle spiegazioni. Oh, Gabby, quel gioco è veramente bellissimo! Non riesco a smettere di giocare! Scusami, Gabby, se non faccio sempre il mio lavoro, ma mi diverto troppo! Va bene, tranquilli, siete perdonati. Questo gioco piace tanto anche a me, ci ho giocato veramente parecchio ultimamente. Per il resto, come procedono comunque con le altre cose? Ad esempio, i confini del villaggio, li state monitorando? Certo, Gabby. Guarda pure nella telecamera se vuoi, sembra tutto a posto. Ok, proviamo. Allora mi siedo qui e guardiamo un attimo nello schermo se c'è qualcosa. Ehi! C'è qualcuno qui! Come? Non è possibile! Ah, ragazzi, dovete concentrarvi di più! Che razza di persone sono queste? Guardate che occhi da pazzo a quello! No, 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 scusatemi! Scusatemi, ma devo andare. Voi rimanete qui e controllate. Se le cose si mettono male, venite a salvarmi. Ai tuoi ordini, Gabby! Voi due! Che volete da... oh, ok, ok! Guardalo! Guardalo! Questo è impazzito! È impazzito! Questa cosa è impazzito! Si chiama Pico e Golem! Pico e Golem! Attenzione, attenzione! Se dovessi aprire questa porta, lui potrebbe entrare... sì! Può entrare! Ok, faccio entrare prima il Pico! Piccolino!
È morto subito. Era proprio scarso. Con te userò il piccone. Oh, mi dà danno da nausea. Vediamo se il fuoco può fermarlo. Golem, non ferma me però. A quanto pare i golem hanno ingigantito il proprio cervello. Non sono più stupidi come una volta. Golem, golem. Tanto una spada assurda, tanto una oh, ha un fortissimo knockback. Non mi lascia avvicinare, vediamo se... Porco schifo, non posso, mi ha messo ancora nausea. Ti vedo triplo. Ho capito, facciamo così. Tanto un arco potente. Va bene. Vedete, era impossibile da uccidere. Questo è il suo fantasma che sparirà nel nulla. Diventano sempre più strani gli incontri qui. Dovrò spegnere queste fiamme. Secondo me sono queste che attirano i nemici. Ma non dimentichiamoci del nostro viaggio. Ora dobbiamo andare. Ho portato fuori il cavallo e ci aspetta un bellissimo viaggio per vedere cosa si trova nel mio mondo. Si può trovare veramente di tutto. E poi il castello non l'ho finito, devo ancora fare qualche torre. Ok, va bene. Andiamo verso nord e vediamo se là c'è qualcosa di interessante. No, voglio andare in luoghi che non ho ancora visitato. Proprio lì, oltre il bosco tenebroso. Ma tu guarda, già che ci siamo potremmo un attimo andare qui nel villaggio degli indiani a controllare un po'. Ma guardate gli indiani cosa hanno fatto. Ah, a quanto pare qualcuno ha distrutto la vostra casa, ehi! Ok, vado un attimo a parlare con questo indigeno, ragazzi, voglio sapere... Yo! Oh, ok, interessante! Ragazzi, l'indigeno qui presente è amichevole e mi ha detto che loro sono un gruppo di nomadi che si sono stanziati qui per il momento. Ha detto che gli indiani che vivevano qui prima hanno subito un attacco probabilmente e sono scappati. Quindi per ora loro hanno deciso che questo è un ottimo posto per fondare la loro nuova colonia. Hanno costruito tantissime case, tipo questa qui, ma anche tante altre che sono sparse in giro. Una di ogni tipo, vedete là c'è tipo una tenda indiana perché sono tribù di tanti tipi diversi. E mi ha regalato questo martello e una tenda anche per me in segno di omaggio. Dato che lui ha visto che sono molto potente e mi considera quasi come un dio. Mi diceva sei un dio ti regalo queste cose, va bene. Comunque mi ha detto che posso andare a controllare le loro tende se voglio avere un'idea di come costruire la mia. Hanno detto che sono molto piccole fuori, ma dentro possono diventare enormi. Boh ragazzi, io provo ad entrare in questa tenda e vediamo un po' com'è. Guardate! Questa deve essere la tenda del capo, è grandissima dentro. È vero, da fuori sembrava molto più piccola, mentre dentro è giga enorme. Lui ha detto che tramite questo martello si può anche smontare e portare nel proprio inventario. Ecco come fanno i nomadi, costruiscono cose e se le portano in giro. E probabilmente qui dentro possono mettere ceste, qualsiasi tipo di materiale. Tipo se io metto un crafting table, rimarrà dentro se poi la distruggiamo questa tenda. Siccome sono una persona onesta, non andrò a rubare la loro tenda, ma andrò a costruire la mia tenda, dato che mi ha dato i materiali. In teoria se facciamo così, oppure il contrario, vediamo se facciamo così. Eccola qua, abbiamo una piccola tenda. Credo che sia molto più piccola di quella in cui siamo dentro adesso. Ma in teoria la possiamo upgradare mettendo altri di... Ecco, questa è una medium tent. E se mettiamo la medium tent, forse possiamo avere questa tenda enorme. È perfetto, abbiamo la large yurt. Ora probabilmente potremo farci una casa come questa tenda, ma soltanto nostra, e possiamo portarla in giro dove vogliamo. Bene! Usciamo all'aperto e vediamo un po' come funziona. Guardate, ci sono tanti tipi di tende. Guardo l'ultima, voglio vedere un po' tutte perché mi piace veramente questa cosa. Sapete cosa mi ricorda? Quei cubi dimensionali della seconda stagione. Mi è venuta voglia di costruire la mia tenda. A questo punto cerchiamo un punto abbastanza pianeggiante. Ecco, vicino al totem indiano. Andiamo da queste parti. La facciamo qui. Ecco, in questo punto mi sembra perfetto. Eccola qua. Ha detto che attraverso il martello possiamo costruirla. Perfetto! E se voglio smontarla, forse devo premere sulla... Ok, premi sulla porta e te la trovi nell'inventario. E quindi è così che funziona. Ottimo! Bene, ora questa è diventata la nostra tenda. Ovviamente ha del fuoco al centro e della terra. Ma qua tocca a noi. Dobbiamo noi renderla una bellissima tenda. E mi è già venuta un'idea su come farla. Brutte notizie, ragazzi, mi è sparito il cavallo. Però sembra che questi indigeni abbiano riempito il carro di un sacco di roba. Credo che mi abbiano rubato il cavallo e abbiano detto... Beh, in cambio... Hanno fatto tutto loro, insomma, affari da solo. Si sono presi il cavallo e mi hanno dato roba in cambio. L'hanno comprato senza avvertirmi. Ragazzi, voglio modificare un po' questa tenda. Possiamo renderla molto bella e accogliente. Potremmo farla... A me piace il minimalismo, è una cosa che adoro. Però possiamo un attimo andare qui e magari fare un lato cucina. Poi da un'altra parte il lato pista da ballo. Ormai che ho delle danze di Fortnite, creiamo un luogo adatto, no?
Allora, vediamo se intanto vado a mettere magari due tipi di lana che mi sono procurato. Allora, facciamo così. Questo è il lato cucina, quindi la facciamo a scacchiera. Perché? Perché nell'immaginario comune non si sa perché le cucine hanno questa sorta di scacchiera. E siccome io rispetto gli stereotipi altrui, la faccio così. Mentre qui andremo a fare invece il lato danza di Fortnite con questo blocco al centro molto bello e attorno andrei a metterci questi blocchi tecno assurdi. Oh, cos'è? Bello! Qui potremmo danzare in allegria. Poi volevo provare a mettere anche queste mura, tipo questo pannello divisorio, vedete? Molto stile giapponese. Mi garba! E dopo tanto lavoro, finalmente sono riuscito a costruire la base che vorrei vedere qui dentro. Ve la presento. Guardate! A me piace troppo, cioè, è un po' strana, devo ammetterlo, ma ho fatto questi muri giapponesi dove andiamo per di qua, possiamo andare in cucina, c'è pure il lavandino che funziona, dobbiamo aggiungere altre cose, qua ho buttato dei blocchi che potremmo utilizzare magari per chiudere ancora di più, dopo magari vedrò. Questa è la pista da ballo dove possiamo ovviamente ballare, l'ho un po' modificata. Mi sono portato anche un enchantment table perché è sempre utile poter enchantare le cose in viaggio. Qui invece abbiamo una scala per andare a questo piano di sopra. Qua potrei metterci magari il letto. Sto ancora pensando cosa metterci, ma potrei metterci il letto. E qui ho un orologio a dondolo, intanto metto questo. Cucù! Molto molto carino il fatto anche che poi possiamo, praticamente tramite il martello, smontarla e portarla via con noi. E poi ricostruirla da un'altra parte e tutto quello che c'è dentro rimarrà. Ma adesso, ragazzi, credo che a questo punto il carretto lo lascerò da queste parti. Ho deciso di fare il viaggio senza carretto, anche perché fatemi vedere cosa avevo dentro. Vabbè, niente di troppo utile. A questo punto abbiamo la tenda, se vogliamo un po' soffermarci. Il carretto lo andrò a prendere poi perché non ho più il cavallo. E andiamo a piedi. Andiamo a piedi e continuiamo la nostra esplorazione. Vediamo un po' quante cose interessanti possiamo trovare nel mio mondo di Minecraft Hardcore. Ragazzi, mi sono imbattuto in questa palude, ho costruito una barca e ho visto che c'è, tipo, sembra un circo. Non lo so, andiamo a vedere cos'è perché sono... Ok! Sembra che nelle palude ci siano anche degli strani mob. E andiamo subito a killare, non fanno troppo male, per fortuna. Allora, andiamo un attimo in... Mamma mia, ce ne sono parecchi. Ce ne sono parecchi, però io sono curioso di vedere cosa si trova da questa parte. E vabbè! Guardate! Sembra tipo un marshmallow gigante, di quelli tipo gustosissimi. Mamma mia, che voglia di marshmallow. Ah, è un teschio! Ora l'ho visto! È un cacchio di teschio! Mamma mia, è pieno di mob! È pieno di mob color arcobaleno! Quello ha gli occhi stranissimi, quello deve essere il più forte! Non so, c'è una strana malattia nel mio mondo. Ogni tanto compare uno scheletro con gli occhi strani. Vediamo se... Ok, l'ho ucciso! Mamma mia, ma è spectrite questo. È un materiale strararo. Va bene, io me ne vado. Io me ne vado. No, ragazzi, niente. È veramente troppo difficile. Sono tantissimi e non riesco ad ucciderli. L'unico modo, secondo me, è usare la porta al gun qui sopra. Se mi butto giù e magari posso... Ho aperto anche un varco qua, vediamo. Ecco, se io vado per di qua, magari riesco ad ucciderli. Facciamo un test. Ok, mi metto qua. Ok, abbiamo ucciso il primo. Ottimo. Ok. Quella è una chest! Mamma mia! Mamma mia, vediamo se riusciamo... Ah, ok, ho appena bloccato qua. Stanno arrivando degli arcieri. Uccidiamoli. Cavolo. Sono veramente tantissimi. Ok, l'ho ucciso e mi ha dato una spada. Spada di spectrite. Quanto fa di danno? Beh, non troppo. Ho spade più forti. Ok, ragazzi. Facciamo fuori questo. Perfetto. Qua chi c'è? C'è un blaze, c'è un blaze, c'è un blaze. Non so chi sia, non so chi sia. Spectrite blaze, eccolo, eccolo, eccolo. Facciamolo fuori. Perfetto, l'abbiamo ucciso, grande. C'è un altro qui, c'è un altro qua. Uccidiamolo in fretta, uccidiamolo in fretta. Cavolo, fa un male cane, fa un male cane. Porca vacca. Instant health, instant health, instant health. Torniamo all'attacco. Ucciso. Mamma mia, sto posto assurdo. Per fortuna mi sono bucato il tetto con i miei super picconi, perché sotto è pieno. Sotto è impossibile, voi non avete idea. Ok, vediamo cosa c'è in questa chest. Wow, sharpness 4, 16 di danno. Quanto ha la mia?
19, vabbè, è comunque buonissima. Max Health! Mi dà 2 cuori in più! No, che bello! Tutto questo materiale lo devo prendere assolutamente. Facciamo così, apriamo la shulker box, tutta la roba di Spectrite qui dentro ce la teniamo al sicuro. Questa roba me la andrò a mettere nella casa. Santo cielo, ragazzi, fantastico. Vado anche a prendermi la Spectrite box perché è troppo bella, la voglio avere. Ragazzi, io esco, ho avuto tutto dalla vita. Questo posto è un tesoro. Questo posto era un tesoro assurdo. Magari c'erano anche altre chest, ma 2 cuori in più, assurdo, ragazzi. Fin tanto che teniamo questo casco, avremo 2 cuori in più. Ed è strabello. Solamente che con questi cuori devo mantenere 2 cuori in più. Dovrò mangiare di più. È come quando ti palestri, devi mangiare di più per mantenere quei muscoli. Ragazzi, là c'è una piramide. Ok, andiamo a vedere quella. È permesso. Allora, vediamo. Sì, la porta è qui sotto. Ok. Niente di troppo interessante, a parte questa che è carina. Che succede qui? C'è una caverna. Oh, porco schifo, è vero, c'è una caverna qui. Porco... No, 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 ok. No, no. No, non lo voglio. Dai, si è suicidato. Si suicida, si suicida. Si suicida, sto creeper è pazzo. Ci sono dei creeper stranissimi in sta caverna. Creeper festivo. Il creeper di carnevale, eh. È stato un viaggio assurdo, ma finalmente liberi. Siamo sbucati da tutta un'altra parte. Un villaggio? Guardate, è pieno di villagers itineranti. Civiltà. Benissimo. 12 carote e uno smeraldo. No, tientelo. Ok, abbiamo trovato... Guardate che villaggio! È pieno di cavalieri. Ma sono amichevoli o sono... Guardate, c'è pure tipo un tacchino. Wow! Non voglio toccarlo perché non è mio e secondo me se lo tocco è come su Skyrim che tocchi una gallina ti ammazzano tutti. Ehi, c'è anche un mercante! Guardalo! Ok, non ha niente nelle ceste, però tipo secondo me il mercante ha... Spade di diamante con sharpness 3 ti vende per 51 smeraldi però. Ah, abbiamo di meglio in mano. Sono io che devo vendere a te. Guardate un po' qua. Macchine per il caffè. Però hanno fornaci stranissime. Coal generator. Ma guarda te. Questo è un villaggio tipo tecnologico. Guardate che roba. E se andassi in questo castello? Ci sono delle scale. Allora, se io non attacco nessuno... Oh, buongiorno. Village Lord. Se ci parlo... Ah, ok! Se noi uccidiamo degli zombie per lui, ci dà qualcosa in cambio. Quindi possiamo... Vedete che sotto c'è una barra di reputazione. Possiamo farci gli amici questi qua. Molto interessante. Va bene, se ucciderò 14 zombie nel tuo regno te lo farò sapere. Però interessante sapere che qua c'è un villaggio. Comunque, me lo segno. Nel caso, sappiamo... C'è anche un totem, va bene. Ragazzi, sono appena uscito dal villaggio quando ho visto questo coso. Dark Druid. Aspettate ragazzi, non... Ok, ok. Via da me, via da me, via da me. Cavolo. Ok, ok, oh no, me la ricordo. Me la ricordo sta mod, l'abbiamo già vista. Oh santo cielo, aspettate. Com'è che si faceva? Non ce ne sono altri, vero? Speriamo. Wow. Mi fa volare. Mi fa volare. Ah, fuori. Ma droppano qualcosa? Ok! Più li uccidiamo, più droppano queste cose! Eccoli qua! Stanno iniziando a droppare! Stanno iniziando a droppare! Wow! Ragazzi, ce ne manca solo uno! Ci manca solo un druido e possiamo creare qualcosa! Dai, venite fuori, dannati druidi! Eccoti! Aspetta, dove è andato? Qui sotto, qui sotto. Questa è particolarmente intelligente. Ok, credo che... Oh, abbiamo tutto. Perfetto. Ragazzi, si sta assemblando il nuovo portale. Oh, guarda che magia. Ragazzi, wow. Sì, abbiamo ottenuto lavanda del portale. Portiamola subito in casa.
Era da tempo che non facevo un viaggio così. Devo dire che mi sono proprio divertito. Ah, questo sapling. Nah, non è una mia nuova mania per i bonsai, ma semplicemente sto per costruire la nuova dimensione. In teoria si fa con un bonsai e con un'asta. Vediamo che succede se la costruisco sopra la base. Ah! Ha funzionato! Ok! Non pensavo. Vediamo se... Ok, cosa ho appena fatto? Andiamo un attimo a vedere. No, ragazzi! Cosa è diventata casa mia? Cosa è diventata... È strafica. E anche strana. Ma cosa è diventata? Dovremmo sicuramente un po' sistemarlo. Ma mi piace! Sembra tipo l'alberello di Gardaland. Wow! Sempre più strana. Non lo so, ragazzi. Fatemi sapere se volete che la sposto. Ma ok! Signori miei, abbiamo una nuova dimensione da controllare e da vedere. Ci siamo già andati nella seconda stagione, ma vorrei anche in questa terza andare a vedere un po' cosa ci hanno aggiunto, dato che noi abbiamo solo visto una parte di quella dimensione. Ora probabilmente sarà piena di ogni tipo di nuovi nemici, boss e roba varia. Ma lo sapete una cosa, ragazzi? Per queste cose aspetteremo il prossimo episodio. Intanto consolatevi magari con un M&M's, ve la offro io, la potete trovare, dovete andare al negozio e pagarla 2 euro, ma ve la offro io. Ma per il resto, ragazzi, per questo episodio era veramente tutto. Vi ringrazio per la visione, abbiamo fatto tanti progressi, soprattutto i due cuori. E se avete idee per i prossimi, fatemi sapere nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Minecraft Hardcore. La nuova dimensione ci aspetta. Ciao, ragazzi!